gas metano deriva dalla decomposizione di sostanze organiche, vegetali e animali. È un ottimo combustibile con un alto contenuto di idrogeno. Inquina meno di petrolio e carbone, ma è uno dei maggiori imputati, insieme all'anidride carbonica, del riscaldamento globale, contribuendo all'effetto serra. Tra vari progetti che abbiamo realizzato per raggiungere l'autosufficienza energetica, c'è la realizzazione di un biodigestore casalingo per la produzione di biometano. Il progetto sembra complicatissimo, in realtà si tratta di un bidoncino di 220 litri con tappo sigillato, un tubo da 80 mm e alcuni rubinetti per far fuoriuscire il gas e il digestato dal tubo di troppo pieno. Il biodigestore trasforma rifiuti organici attraverso una fermentazione batterica in condizioni di assenza di ossigeno. Si tratta di un processo diverso dal compostaggio che si svolge in condizioni aerobiche. Il tempo di residenza, ovvero il tempo che impiegano i batteri a digerire la sostanza organica, varia in relazione alla sostanza utilizzata e della temperatura esercizio del biodigestore. La gestione anaerobica è suddivisa in quattro fasi. Nell'ultima, la metanogenesi, vengono prodotti principalmente metano, biossido di carbonio e acqua. La sostanza organica di scarto, chiamata biodigestato, può essere utilizzata come un ottimo concime per le piante. Noi abbiamo utilizzato le deiezioni di maiale, miscelate con un 50% di acqua. Si introducono dal tubo di carica, che impedisce all'ossigeno di entrare, e una volta arrivata a circa il 75% dell'altezza del biodigestore, iniziano ad uscire dal tubo di troppo pieno, che segnala il riempimento del fusto. A questo punto bisogna aspettare che i batteri facciano il loro lavoro. Sul coperchio abbiamo inserito un rubinetto per la fuoriuscita del biogas. Tra il rubinetto e l'utilizzatore del biogas abbiamo inserito un semplice filtro, inserendo il tubo in un barattolo e facendolo uscire con soluzione di continuità, in modo da catturare la condensa prodotta. Tra i prodotti del processo c'è anche una piccola produzione di acido solfidrico, che è un corrosivo per i metalli, quindi si può aggiungere anche un secondo filtro con una paglietta di ferro che assorbe l'acido. Ma questo è il biodigestore ormai in disuso, si tratta di un fusto da 220 litri, ha una guarnizione a cravatta metallica che una volta messa garantisce la tenuta stagna. Abbiamo inserito questo tubo da 100 mm con il tappo e un rubinetto con due dati e due guarnizioni che anch'esso garantisce la tenuta stagna. All'interno c'è un altro tubo che è stato inserito da 80 mm che arriva a circa 20 cm prima di toccare il fondo. Questo serve perché quando si inserisce la sostanza organica si riempie e non permette all'ossigeno di entrare. La stessa cosa fa il tubo di troppo pieno. Arrivati a questa altezza inizia a fuoriuscire il liquido e ci avverte che il serbatoio è pieno. In questi 25 cm si sviluppa il gas che poi uscirà dal rubinetto. A questo punto vi do una bella notizia e una meno bella. La bella notizia è che il biogas si può produrre, noi l'abbiamo fatto, è stato abbastanza semplice, non abbiamo avuto grossi problemi. Quella meno bella è che il nostro opinabile parere è che non conviene, per una serie di motivi. Il primo motivo è che comunque il metano è il grande imputato nel processo di riscaldamento globale, ed è un gas che disciolto nell'ambiente aumenta l'effetto serra, quindi non è così ecologico. L'altro motivo è che per produrlo bisogna utilizzare dei liquami, delle deiezioni, noi abbiamo utilizzato quelle del maiale, che effettivamente farlo quasi quotidianamente non è che sia proprio il massimo della vita. Farlo in un appartamento è impensabile, in campagna il contesto insomma ne permette la gestione, però effettivamente bisogna fare questo lavoro. L'altro motivo è che noi abbiamo costruito questo biodigestore
verso la fine dell'estate e con le alte temperature ha prodotto parecchio metano. Man mano che le temperature sono diminuite con l'autunno e l'inverno, la produzione è calata drasticamente e quindi alla fin fine, se andiamo a tirare le somme, secondo noi non è, almeno fatto in questo modo, un sistema per produrre energia gratis. E quindi rimaniamo sempre dell'idea, allo stato dell'arte a tutt'oggi, che il miglior sistema è quello che abbiamo adottato, cioè il fotovoltaico e il solare termico, anche in sinergia tra di loro.